Ah, certamente una delle prerogative di queste ultime partite è proprio quello di non, mollare mai un istante, di giocarcela fino alla fine. Diciamo che anche oggi la partita è nata subito in salita, come era capitata domenica col Siena, subendo un gol che sono gol evitabilissimi, che però in questo momento ci stanno penalizzando. Però la squadra è riuscita a rimanere in partita dopo i primi 20 minuti che avevamo preparato la partita in un certo modo, abbiamo capito che non funzionava, abbiamo modificato il modo di stare in campo e questo ci ha dato più equilibrio e la possibilità di rimanere in partita. Ecco, il Teramo ha avuto il demerito però di non essere riuscito a chiudere questa gara che avrebbe dovuto e potuto chiudere perché ha fallito davvero tante occasioni, soprattutto per la bravura del vostro portiere. Tante, insomma, è capitato delle Un paio di situazioni occasioni sempre eppure su. Sì, è fallite. capitato anche a noi, abbiamo fatto un palo, perciò insomma, diciamo che le occasioni sono state più del Teramo, però dire che il Teramo è un'ottima squadra, ben allenata, che gioca un ottimo calcio, di questo eravamo consapevoli, però noi venivamo dalla partita di domenica con tre o quattro defezioni e una rosa nuova con giocatori che devono trovare la miglior condizione, perciò in tutto questo contesto oggi ci mancava per noi importanti tre o quattro giocatori e nonostante questo, come ha detto lei, abbiamo ottenuto un punto che per noi certamente è molto importante e fondamentale. Quindi alla luce di quello che si è visto, ritiene che questo pareggio sia giusto, No, comunque io rispetto a quello che si è visto in No, campo? diciamo, no, io adesso non voglio dire questo perché il Teramo probabilmente se avesse fatto il secondo gol avrebbe in quel contesto chiuso la partita perché a livello psicologico, però il fatto, come ha detto lei, che noi siamo rimasti in partita e ci siamo aggrappati con orgoglio e con carattere a questo tipo di partita, oggi avevamo tante defezioni e nella nostra situazione non abbiamo i giocatori che al Teramo ci sono mancati dei giocatori importanti, perciò per questa squadra. Di conseguenza sapevamo di questo, però i giocatori che sono scesi in campo hanno dato veramente, come abbiamo detto, l'anima, hanno messo il cuore oltre l'ostacolo e siamo riusciti ad agguantare questo pareggio che per noi, al di là dei meriti o non meriti, è molto Quindi in importante. ottica salvezza un pareggio che vi lascia ancora sperare. Ma certamente, perché poi l'importante è dimostrare di essere vivi. Noi l'abbiamo dimostrato 10 giorni fa in Ancona, che siamo andati a vincere, non è facile, però avevamo tutti a disposizione. Poi domenica col Siena è nata una partita tipo questo, però abbiamo avuto diverse possibilità e fortunatamente abbiamo pareggiato. Oggi è stata una partita un pochettino diversa, però dopo pochi giorni non avevamo recuperato completamente, ci mancava diversi giocatori. Se andiamo a vedere poi i giocatori che sono scesi in campo, mi sembra che 7-8 erano giovani, perciò onore e merito anche a loro perché hanno dato un contributo molto, molto sostanzioso e molto importante. No, 5. È un 3-5-2, sì. Ok, 3-5-2, 5-2 che dir si voglia, dopo la mezz'ora è un po' una risposta alle difficoltà iniziali che Sì, no, avevamo preparato un certo tipo di partita che però, non avendo una condizione ottimale in alcuni giocatori, non potevamo fare e di conseguenza ci siamo riassestati in campo e ci ha dato più equilibrio, questo sì. Mister, la partita è cambiata nel finale, nel risultato fondamentale, con tre cambi anche coraggiosi da parte sua. E i suoi giocatori hanno delle risposte, mi sembra, importanti. Ma si prova, non è che uno ha la medicina a tutti i mali, si prova a cambiare, abbiamo cercato di mettere forze fresche perché c'erano alcuni giocatori che 4-5 partite che tenevano tutti i 90 minuti, giocando così ravvicinati magari non avevano più la freschezza fisica, in più il Teramo stava cambiando tutti gli attaccanti, abbiamo cambiato i difensori, abbiamo messo anche un attaccante più fresco e fortunatamente e meritatamente abbiamo trovato il gol e poi abbiamo ottenuto fino al termine della partita.
come diceva, assomiglia un po' alla partita contro il Siena, sempre contro un avversario importante, in svantaggio dopo 6 minuti. Beh, questo è... ci fa guardare avanti con fiducia, perché significa che comunque abbiamo il giusto carattere, la giusta mentalità, la voglia di non mollare, di non arrendersi, e alla fine siamo premiati. Ma è altrettanto vero che con Siena magari abbiamo avuto diverse occasioni da vincere anche la partita, anche se anche a Siena avevamo concesso qualcosa, come è capitato oggi con il Teramo. Però parliamo di squadre che hanno una propria identità, una propria fisionomia, e stanno disputando un ottimo campionato. Grazie. Prego.